Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi che è nel filone del progetto Delivery Unit. Riapriamo un secondo ciclo con questo webinar. Il webinar di oggi che riguarda la semplificazione dei procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica sarà condotto dalla dottoressa Isabella Salsa. Invito tutti a scrivere in chat le domande e poi lasceremo un ultimo spazio del webinar, dedicheremo un ultimo spazio del webinar alle risposte. Comunque vi invito a scriverle da subito quando avete necessità di portare un contributo alla giornata e di partecipare attivamente. E chiedo a Claudia Ilardi, la responsabile del progetto, di accendere la webcam e il microfono, così da passarle la parola per l'apertura dei lavori della giornata. Per qualsiasi esigenza scrivete in chat. Buon lavoro. Grazie Claudia. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento del secondo ciclo di webinar del progetto Delivery Unit nazionale. Io sono Claudia Ilardi e sono la responsabile del progetto. Questa attività si inserisce nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale attraverso una convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica. E come sapete, abbiamo già avviato una serie di webinar nei mesi precedenti e proseguiremo, diciamo, anche nei prossimi mesi. Oggi l'appuntamento è molto interessante, molto tecnico e sarà condotto dalla dottoressa Isabella Salsa. Oggi si parlerà di semplificazioni dei procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì prossimo, il 6 aprile, e a seguire ce ne saranno altri. Io lascio la parola alla dottoressa Salsa e alla dottoressa Budelli che vi darà le ultime informazioni. E buon lavoro a tutti, a presto, arrivederci. Grazie Claudia. Allora prendo la parola soltanto per invitare la dottoressa Salsa a collegare webcam e microfono così da poterle passare la parola. Vi ricordo ancora di usare la chat per scrivere opinioni, riflessioni, richieste di chiarimento e soprattutto domande e poi la relatrice valuterà se rispondere immediatamente, se sono legate all'esposizione del momento o se rispondere, come vi dicevo, nell'ultimo periodo del webinar dedicato alla risposta. Se c'è eco nell'audio, piccola annotazione tecnica perché lo leggo adesso nei chat, tolgo soltanto un secondo, è probabile che sia un po' alto il volume, quindi provi ad abbassare il volume. Passo la parola ad Isabella Salsa e resto in back per qualsiasi richiesta di natura tecnica. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, oggi parleremo di, come appunto preannunciato, della semplificazione dei procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, che appunto è un tema molto, diciamo, del momento. E anche perché è stato di recente oggetto negli ultimi tempi in realtà diciamo di riforme, di modifiche anche da parte non solo da ultimo del codice delle comunicazioni elettroniche, quindi in attuazione della direttiva del 2018, ma anche oggetto delle semplificazioni degli ultimi interventi fatti appunto con il DL 76 e 77 del 2020 e del 2021. Andiamo per ordine però perché appunto sono tanti gli interventi che sono susseguiti e quindi in un primo momento io cercherò di farvi una carrellata, di illustrare appunto gli interventi normativi che si sono poi succeduti in materia, perché poi appunto molti li ritroviamo confluiti nel nuovo codice che ha sostituito le comunicazioni elettroniche, che ha sostituito il codice del 2003. Quindi è importante appunto avere contezza, diciamo, dei vari interventi che sono susseguiti.
Quindi ecco, questa è appunto la prima slide dove ho riportato gli interventi che sono stati fatti in materia, diciamo soprattutto quelli più recenti, che quelli che più ci interessano, perché poi li ritroveremo nel codice delle comunicazioni elettroniche, quello nuovo appunto. Quindi si parte ovviamente dal codice del 2003, del decreto legislativo numero 259 del 2003, che appunto è stato per gran parte riscritto dal nuovo codice, le prime tre parti, e alcune modifiche sono state già anticipate in occasione dell'adozione del decreto legge di semplificazione il numero 76 del 2020, dopodiché c'è stato l'anno successivo, quindi nel 2021, il decreto legge 77, anche questo molto importante perché ha modificato diciamo soprattutto proprio la materia di cui oggi parleremo, quindi apportando delle semplificazioni importanti sui procedimenti, e in entrambi i casi sono stati anche diciamo dettati questi interventi dal fatto che nel frattempo, nel 2018, il Parlamento europeo e il Consiglio avevano approvato una direttiva 1972, appunto del 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e attuata diciamo appunto a fine dell'anno scorso, l'8 novembre 2021, c'è stata l'approvazione del decreto legislativo 207, che appunto riscrive le prime tre parti del codice delle comunicazioni elettroniche e sostanzialmente gli articoli da 1 a 98 tricies, ed è entrato in vigore il 24 dicembre del 2021, quindi insomma è da poco che diciamo c'è questa nuova normativa, e quindi ci sono ecco anche come dire, delle incertezze applicative che dovrebbero essere poi via via chiarite proprio in virtù dell'applicazione. Vediamo. Allora, vi dicevo appunto, è utile vedere appunto in questa prima parte tutti gli interventi che sono susseguiti in materia, e in particolare, quindi a partire ovviamente dal decreto legge 73 del 2020, che appunto aveva inserito all'allora articolo 86,3 del codice, una semplificazione importante, perché sostanzialmente prevedeva che la realizzazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e delle opere di infrastrutturazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, che appunto era in grado di fornire servizi di accesso a banda larga, queste opere potessero appunto essere effettuate, si potesse applicare a queste opere, si potessero applicare gli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, quindi del 2003. Questo perché prima del 2020 questo tipo di attività e questo tipo di opere erano in realtà assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, e quindi sostanzialmente quelle elencate dall'articolo 16,7 del DPR 380 del 2001, quindi il testo unico edilizia per intenderci, e quindi seguivano quella normativa, veniva applicata la normativa. La prima semplificazione al riguardo è stata quindi quella arrecata nel 2020 di sottoporre, di assoggettare questo tipo di interventi al procedimento semplificato degli articoli 87 e 88 del codice, che adesso sono diventati 44 e 49, poi appunto li vedremo più nel dettaglio. Si semplificava anche un altro aspetto, quindi intervenendo sull'articolo 87 ter, comma 1 del codice del 2003, estendendo
l'autocertificazione alle variazioni non sostanziali, che in realtà questo era già era previsto, però si comprendeva, diciamo, tale variazione non sostanziale anche quelle relative, le modifiche relative al profilo radioelettrico, quindi si estendeva, diciamo, la possibilità di utilizzare l'autocertificazione. Inoltre si introduceva anche un altro importante articolo che era l'87 quater, che prevedeva l'applicazione della previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale per tutti quelli che erano impianti provvisori, temporanei più che altro, temporanei che, di telefonia mobile e che erano atti a potenziare appunto tali impianti in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, comunque tutte diciamo situazioni temporanee che dovevano quindi sussistere fin tanto che sussisteva c'era appunto l'esigenza, c'era la necessità e comunque non potevano superare i 120 giorni della loro permanenza. In questi casi si prevedeva che l'interessato potesse dare avvio all'attività attraverso la presentazione di una comunicazione di avvio lavori. Ovviamente questa comunicazione, oltre all'ente locale, veniva anche inviata all'organismo competente ad effettuare i controlli, ai sensi dell'articolo 14 della legge quadro numero 36 del 2001, quindi sostanzialmente l'ARPA, possiamo dire, quindi quelli che fanno, cioè appunto l'organismo deputato a fare i controlli relativi appunto ai limiti di esposizione elettromagnetica. Comunque sicuramente conoscerete diciamo, questa normativa e quindi ovviamente era una comunicazione previa perché l'interessato non poteva partire subito, ma avrebbe dovuto appunto aspettare, tra virgolette, 30 giorni perché questo era il tempo previsto per l'organismo competente per esprimere appunto diciamo, l'esito dei controlli. E il suo parere e quindi a questo punto successivamente diciamo, l'impianto era attivabile. Inoltre sempre l'articolo 87 quater abbiamo detto inserito ex novo nel 2020 con il DL 76 prevedeva anche al secondo comma la possibilità di installazione di impianti con permanenza non superiore a 7 giorni i quali erano attivabili da subito attraverso la certificazione che anche questa ovviamente veniva diciamo contestualmente spedita sia appunto all'ente locale sia senz'altro anche agli organismi competenti per i controlli. Inoltre, si era anche modificato l'articolo 88,1 dove appunto si prevedeva, anche qui la semplificazione è importante, perché si chiariva che l'istanza unica, l'istanza appunto per la realizzazione di questi impianti era unica ed era presentata appunto ed era valevole anche per l'effettuazione di tutti gli altri a lavori, per cui quindi anche per gli scavi, per l'occupazione del suolo pubblico, per cui appunto era sufficiente presentare un'unica istanza che comprendesse tutti gli aspetti coinvolti nell'impianto. Inoltre, un'altra modifica importante è stata quella inserita ai commi 4 e 9 dell'articolo 88. Si estende, si, sostanzialmente, ecco, sotto la slide emendamento, perché appunto si sostituivano le parole gli atti di competenza delle singole amministrazioni con tutti gli atti di assenso comunque denominate necessarie per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto di competenza dell'amministrazione, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Sostanzialmente si applicava la regola del silenzio assenso anche per gli atti endoprocedimentali rilasciati dagli enti e dai gestori di beni o servizi pubblici e proprio per evitare
code, possiamo chiamarle così, per il rilascio di autorizzazioni che erano postume, si facevano appunto delle conferenze di servizi speciali, tra virgolette, per cui poi c'era la necessità di recuperare tutti i pareri, per esempio il parere rilasciato dall'ente gestore delle infrastrutture stradali, ecco l'ANAS per esempio, ecco, l'estensione del silenzio assenso consentiva di avere un termine certo da cui appunto si potesse considerare assentito implicitamente appunto il progetto. Quindi l'oggetto dell'istanza. Inoltre, al comma 7 si prevedeva anche l'estensione dell'applicazione del silenzio assenso decorsi 8 giorni dalla presentazione dell'istanza anche agli elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti. Questo appunto per eliminare le incertezze, quindi sostanzialmente il comma 7 dell'articolo 88 individuava appunto le attività che si potessero fare, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture di siti esistenti e anche allacciamento utenti. E si prevedeva inoltre anche una elencazione dei siti per i quali era sufficiente il decorso di 8 giorni per dell'amministrazione a cui appunto si era rivolti per appunto avere, diciamo, avere l'autorizzazione ad iniziare i lavori, bastavano 8 giorni, dopodiché si applicava appunto il silenzio assenso e quindi era sostanzialmente l'elencazione dei siti e dell'attività voleva essere appunto, perseguiva l'interesse alla certezza giuridica, quindi alla chiarezza. Inoltre c'è stata anche una modifica, diciamo qui al di fuori dal codice che però appunto impattava, dall'articolo 82 uno dei primi decreti legge che sono stati adottati in tempo di pandemia, che inseriva appunto all'articolo 82, appunto del decreto legge numero 18 del 2020, il comma 2 bis che consentiva alle imprese fornitrici di reti e di servizi di comunicazione elettroniche la possibilità di effettuare interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di una SCIA all'amministrazione comunale che valeva da istanza unica per tutti, la segnalazione che valeva da istanza. Un po' di pasticcio, però era così. Per tutti i così appunto si esprime la disposizione, tutti i profili connessi, più che altro perché per far capire che appunto la SCIA valeva per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto appunto di questa istanza unica, tra virgolette. Inoltre si prevedeva anche per l'acquisizione dei permessi, autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati che l'applicazione del procedimento semplificato di cui è l'articolo 87 bis, anche questo articolo appunto prevede l'applicazione sostanzialmente della SCIA. E questo era in realtà questa possibilità, questa deroga aveva una valenza fino al 30 giugno del 2020. Dopodiché ci sono state anche delle abrogazioni importanti che hanno, diciamo, sfoltito, semplificato la documentazione, soprattutto l'articolo 145, dove appunto sono stati eliminati i commi 3 e 4 e si tratta appunto dell'esercizio delle comunicazioni in banda cittadina. Praticamente prima del 2020 si prevedeva, quindi questo esercizio era consentito ai maggiori di 16 anni, però bisognava diciamo, presentare una dichiarazione in cui fossero appunto inserite diciamo, le proprie generalità e anche l'attestazione del versamento dei tributi. Ebbene, questa dichiarazione è stata eliminata diciamo, nel 2020. E
quindi diciamo la modifica che c'è stata poi all'articolo 105 sostanzialmente era una modifica di coordinamento perché appunto l'articolo 105 rinviava l'articolo 145, per cui appunto per questo tipo di attività non c'era più bisogno di presentare appunto questa dichiarazione. E inoltre anche l'abrogazione dell'articolo 127, tout court, che abrogava diciamo, l'obbligo per le stazioni appaltanti assegnatarie di frequenza a munirsi di un apposito documento di esercizio rilasciato appunto dal Ministero e contenente tutti gli elementi relativi all'autorizzazione generale, al diritto individuale di uso della frequenza assegnata e quindi anche i dati che erano quelli più rilevanti, quelli più significativi della stazione stessa. Questo tipo diciamo, di semplificazione documentale è stata quella che ha appunto ha caratterizzato l'intervento del 2020. Poi arriviamo invece all'intervento fatto nel 2021 con il DL 77 e qui c'è un articolo 40 ed è un intervento molto importante perché molti diciamo, di questi, se devo dire quasi tutti insomma, di questi interventi sono stati poi recepiti nel nuovo codice approvato appunto in seguito all'attuazione della direttiva europea e sostanzialmente l'articolo 86 di nuovo è stato modificato l'articolo 86 così come con il DL 76 quindi però in altre parti e sostanzialmente ai commi 1 e 4 che concernevano questo. Innanzitutto c'è stata una riduzione da 6 a 90 giorni, da 6 mesi scusate, a 90 giorni, quindi insomma una riduzione rilevante, importante, per tutti i casi in cui l'autorità competente doveva appunto esprimersi relativamente alla concessione del diritto di passaggio, vale a dire cioè il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private. Prima appunto questa decisione rispetto alla concessione veniva effettuata entro 6 mesi, mentre invece il tempo è stato poi ridotto ad un mese, appunto a un mese e mezzo, a 90 giorni. Inoltre si specificava anche che per proprietà pubblico-private sono comprese anche i parchi, le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Queste, come vedete, appunto, diciamo, è importante per questa materia così vasta, così articolata, questi interventi di interpretazione autentica, possiamo chiamarli così, in senso lato, del legislatore che appunto interviene per individuare quelle che sono le aree su cui appunto è applicata la normativa di riferimento. Inoltre l'articolo 86 prevedeva anche qui diciamo, è importante la chiarezza che è stata fatta su questo punto, e cioè che le disposizioni normative vigenti che riguardano la tutela degli interessi ambientali, culturali, la tutela delle servitù militari, dovevano rispettare il procedimento semplificato degli articoli 87 e 88 del codice di comunicazione elettronica, che sono adesso 44 e 49. È importante perché appunto c'è stata l'eliminazione dell'assoggettamento alla normativa del testo unico edilizia e come abbiamo visto già dall'intervento del 2020 per sottoporre, per assoggettare questo tipo di interventi, quindi anche quelli compresi alla protezione degli interessi sensibili ai procedimenti semplificati, quindi nel contemperamento degli interessi si voleva far prevalere appunto la semplificazione proprio per il beneficio che recava in una materia così complicata.
si è previsto anche agli articoli 87 ter e 87 quater che fino al 31 dicembre del 2026 questo tipo di interventi, che sostanzialmente sono le variazioni sostanziali agli impianti, e 87 ter e 87 quater invece sono gli impianti temporanei di telefonia mobile, nel 2021 con il DL 77 si prevedeva che questo tipo di interventi potessero effettuare tramite una comunicazione di avvio dei lavori fino al 31 dicembre 2026. E quindi anche qui appunto c'era sostanzialmente la presentazione della comunicazione, che era però in questo caso, poi vediamo che invece cambia, corredata da una autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti. Era inoltre, si escludeva l'applicazione dell'autorizzazione paesaggistica qualora questi interventi non comportino aumenti delle altezze superiori ad 1,5 m, poi è stato ridotto ad 1 m, e aumenti della superficie di sagoma superiori ad 1,5 m². Sono inoltre attivabili, quindi comunque si tratta di una comunicazione previa, perché appunto sono attivabili, e decorsi 30 giorni dalla richiesta in caso di mancata risposta da parte dell'organismo competente, quindi, che è appunto competente per i controlli. Per cui appunto sono attivabili decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Inoltre, negli articoli, inoltre molto importanti sono state le modifiche apportate agli articoli 87 e 88, che sono poi state riprese tout court dal codice, e quindi poi le vedremo nel dettaglio, perché riguardano proprio il procedimento, nelle slide successive. E c'è stata anche la modifica dell'articolo 91, che era sostanzialmente una modifica riferita alle limitazioni del diritto di proprietà, al fine di consentire all'operatore di comunicazione elettronica di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, e quindi al fine, di migliorare la connessione e l'efficienza energetica. Quindi, insomma, una, limitazione del diritto di proprietà proprio per consentire tali adeguamenti e miglioramenti della connessione. Vediamo adesso appunto al codice, che è appunto la parte che più ci interessa, perché però appunto poi ecco, come dire, la situazione presente poi deriva appunto da questi interventi che poi sono succeduti e che ho cercato di illustrarvi in modo appunto sintetico e schematico. Dunque, l'articolo 86, che abbiamo visto appunto essere stato oggetto di modifiche in questo biennio precedente, è diventato articolo 43 e ha recepito sostanzialmente le modifiche recate dai decreti legge 76 e 77, ai commi 1, 3 e 4. Nella riscrittura però, perché si tratta di questo, insomma, sono stati poi riscritti questi articoli, che sono articoli importanti, centrali, perché riguardano procedimento, sono stati abrogati i moduli che l'interessato doveva utilizzare per presentare l'istanza o la denuncia, perché prima la denuncia inizio attività, ed erano contenuti nell'allegato 13. In realtà bisogna dire in effetti che come dire, questa riscrittura ha fatto venir meno gran parte dei moduli, che senz'altro andavano rivisti, però in effetti si adatta appunto alla modulistica, è un elemento importante. Abbiamo cominciato ad averne consapevolezza proprio in virtù dell'importante opera che si è fatta a livello nazionale rispetto alla modulistica unificata e standardizzata a partire dal 2014, proprio con il DL 90 del 2014. La modulistica
standardizzata, valevole su tutto il territorio nazionale, è senz'altro un valore e in effetti ha dimostrato appunto di recare benefici. Perché? Perché sostanzialmente fa chiarezza sia per il privato, che appunto sa quali sono gli adempimenti che deve appunto effettuare per svolgere un'attività, sia anche però per l'amministrazione, che sa appunto cosa può chiedere e cosa non dovrebbe chiedere al privato come appunto adempimento. E poi senz'altro standardizza, e non solo, ma è quindi importante, diventa importante anche perché appunto consente, è la fase necessariamente propedeutica alla standardizzazione e alla digitalizzazione. Per cui appunto diciamo che in questo diciamo, il fatto che vengano meno dei moduli per dei procedimenti così complessi, si rinuncia sostanzialmente diciamo, alla chiarezza, si rinuncia all'omogeneità a livello nazionale, che appunto semplifica, consente appunto di avere pari condizioni a livello nazionale, e quindi anche diciamo in conformità all'articolo 117 della Costituzione, quindi comma 2 lettera M, ma anche lettera E appunto rispetto alla concorrenza. Comunque, chiusa parentesi, i modelli erano sostanzialmente quattro tipi: erano il modello che erano contenuti nell'allegato A, che conteneva il modello per presentare l'istanza di autorizzazione; l'allegato B, la denuncia di attività, e ovviamente diciamo che questo sicuramente andava modificato con la SCIA; poi c'è l'allegato C, che era l'istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico in aree urbane, e l'allegato D per aree extraurbane. Il nuovo codice rinvia all'allegato 14. L'allegato 14, che appunto è il superstite diciamo degli allegati, è l'allegato dedicato, che ha come diciamo oggetto la dichiarazione per l'attività di installazione, di esercizio, di stazioni radioelettriche ad uso privato. E qui praticamente l'autorizzazione generale adesso deve essere conforme a questo modulo. E già qui c'è un problema, perché appunto diciamo, qui deve essere comunque adeguato, no? Perché si tratta appunto di un modulo che risale al 2003. Però a parte questo, volevo farvi, qui mi manca una slide. Ah, ecco, ok, allora dopo torno indietro, perché volevo un attimo raccontarvi appunto di questa autorizzazione generale. Allora, però forse, scusate, eh. Allora, i procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di connessione elettronica, quindi sono appunto sostanzialmente descritti all'articolo 44, che prima era l'articolo 87, e poi all'articolo 49, che è quello relativo appunto agli scavi e alle opere civili e all'occupazione del suolo pubblico, che è l'articolo 49. Poi ci sono anche però gli articoli 45, 46, 47, li vediamo tutti. Allora, riguardo appunto all'articolo 44, ex articolo 87, si prevede che l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica può avvenire mediante autorizzazione, che può essere presentata dai titolari di un'autorizzazione generale, oppure attraverso la presentazione di una SCIA per l'installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt. Qui solo per ricordarvi che comunque la sostituzione di VIA con SCIA era stata già fatta prima del codice dal VIA del 87. Qui appunto ecco l'autorizzazione generale, perché abbiamo visto che l'istanza per diciamo, ottenere l'autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica può essere presentata solo dai titolari di autorizzazione generale. Che cos'è l'autorizzazione generale? Allora, l'autorizzazione generale si ottiene attraverso questo procedimento, e cioè l'interessato notifica l'intenzione di avviare l'attività di fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica al Ministero dello Sviluppo Economico attraverso una dichiarazione che costituisce SCIA sostanzialmente. Quindi l'autorizzazione generale è una SCIA, si chiama autorizzazione ma in realtà è una SCIA, e deve essere data secondo il modello di cui vi dicevo, parlavo prima.
si prevede inoltre che questo modello, cioè che non il modello, perché il modello non può farlo evidentemente, perché è appunto un modello prestampato, diciamo impostato, ma l'autorizzazione generale deve contenere le informazioni tassativamente elencate all'articolo 11 del comma 5 del nuovo codice. Poi vediamo quali sono. Dalla presentazione della notifica, essendo appunto una SCIA, l'interessato può iniziare da subito la sua attività. Entro 60 giorni, essendo una SCIA, il Ministero verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti e può ovviamente adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività laddove ravvisi una carenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti. La cessazione, nel caso di cessazione, questa deve essere comunicata con un preavviso agli utenti, al Ministero e all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni di almeno 3 mesi. L'autorizzazione generale può avere una validità massima, insomma, durata, scusate, massima di 20 anni. Il rinnovo è possibile solo dopo aver presentato una nuova CIA, quindi in realtà una nuova dichiarazione, però se abbiamo detto appunto essere una CIA. E l'autorizzazione può essere anche ceduta a terzi. Scusate, intanto sto guardando, sto guardando appunto le osservazioni che inviate. Sì, in effetti, rimangono però, diciamo, devono essere, come dire, si tratta appunto di un'opera di modulistica standardizzata, unificata, se, a mio modesto avviso va fatta prima possibile, proprio come con la stessa modalità con cui è stata fatta per altri tipi di procedimenti, perché proprio consente innanzitutto di aggiornare le informazioni e poi appunto consente anche di avere un'omogeneità a livello diciamo, territoriale. Dicevo, l'autorizzazione può essere ceduta a terzi previa comunicazione al Ministero che entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza può comunicare il proprio diniego in caso di carenza appunto dei requisiti. Dicevo, eccoci qua, appunto sempre per continuare diciamo, i requisiti che devono essere previsti e devono essere contenuti all'interno della relazione generale, ho riportato qui appunto l'elenco delle informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione per ottenere l'autorizzazione generale e che sono appunto previsti, come ho detto, dall'articolo 11,5 che riprende sostanzialmente l'elenco contenuto nell'articolo 12,4 della direttiva 1972 del 2018. Però che succede? Sono aggiunte anche altri due requisiti che sono riportati alla lettera I e alla lettera L. Allora, la lettera I prevede che l'interessato nella dichiarazione contenga l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale e inoltre anche l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC address, al service set identifier e alla frequenza utilizzata. Allora, si tratta di due requisiti che in realtà non sono richiesti diciamo, nella direttiva. Quindi, diciamo, l'articolo L in effetti è un requisito in più. È vero anche che appunto il legislatore dice, prevede se è applicabile, quindi appunto non è obbligatorio sempre. Invece per quanto riguarda la lettera I, cioè il fatto di impegnarsi a rispettare le norme del decreto e del regime previsto dall'autorizzazione generale, in effetti c'è qualche dubbio perché comunque sia il rispetto delle norme vigenti prescinde dall'impegno, diciamo, che l'interessato può assumersi o meno. In effetti non è, diciamo, così, questo è un requisito in più aggiunto, però francamente è anche, diciamo, la modalità dell'impegno, che tipo di impegno
come viene assunto questo impegno. Comunque, diciamo, ecco, solo per segnalarvi che rispetto appunto ai requisiti previsti dalla direttiva europea del 2018, compaiono queste due lettere in più, quindi la lettera I e la lettera L. Andiamo adesso a vedere il procedimento. Abbiamo visto appunto che appunto il titolare dell'autorizzazione generale, stiamo parlando dell'articolo 87, quindi cioè appunto l'attuale articolo 44. Quindi presenta l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, ovvero una SCIA nei casi appunto diciamo che abbiamo visto, e quindi appunto un impianto inferiore ai 20 watt, copia dell'istanza o della segnalazione è inoltrata contestualmente all'organismo competente ad effettuare i controlli che accerta la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Sia l'istanza che la segnalazione sono corredate dalla documentazione necessaria per consentire appunto i controlli che devono essere effettuati e quindi rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge quadro 36 del 2001. L'istanza abbiamo visto che è unica e questo è stato ripreso dalla semplificazione fatta nel 2021, quindi al DL77, quindi è effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. Inoltre il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. Questa è stata una diciamo, previsione inserita nel 2021 dall'articolo 40 del DL77 ai fini di certezza giuridica, però effettivamente è un adempimento in più, quel soggetto richiedente deve dare notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni enti coinvolti del procedimento e questa, diciamo, previsione è stata poi ripresa nel codice. Il procedimento può essere, allora, il procedimento ex articolo 44 può essere sospeso per una sola volta entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio di dichiarazioni, ovvero per eventuale integrazione documentale. Il termine riprende a decorrere dalla nuova integrazione, quindi si parla appunto di sospensione in questi casi. Non è specificato però un termine entro cui completare l'integrazione, perché di solito appunto c'è rinvio, ad esempio nel procedimento alla conferenza, cioè quando si parla di sospensione, c'è poi il rinvio diciamo all'articolo 2,7, quindi abbiamo sia appunto la sospensione quando può essere fatta entro diciamo, il periodo entro cui può essere fatta l'integrazione. È vero che c'è il termine del procedimento è perentorio, lo vedremo, 90 giorni, però in effetti avere appunto una contezza del tempo massimo entro cui si può fare integrazione forse ecco, era utile. Allora, poi andiamo avanti, poi mano a mano diciamo anche vedo, cerco di rispondere alle vostre domande, però è importante appunto non perdere il filo perché si tratta appunto di un procedimento articolato. Allora, continuo con la slide, magari poi alcune risposte vengono proprio anche dall'esposizione, se no comunque senz'altro poi le vediamo. Allora, nel caso di, quindi c'è una conferenza di servizi, infatti ecco la cosa importante, diciamo l'intervento importante di modifica che è stata fatta su questi procedimenti è l'applicazione dell'articolo 14 e seguenti della legge 141 a questi procedimenti e quindi appunto diciamo, rispetto alla normativa del 2003 c'è stata la possibilità di applicare il procedimento della conferenza dei servizi semplificato, così appunto come è stato semplificato nel 2016 e quindi come dire, introdurre questo tipo di semplificazione anche per questo tipo di procedimenti. E quindi quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta,
e comunque atti di assenso comunque denominati, il responsabile del procedimento convoca entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza una conferenza dei servizi a cui si applicano gli articoli 14 e seguenti della 141, per cui qui è già una distinzione rispetto al 141. Perché? Perché qui si prevede appunto l'applicazione di tutti gli articoli, per cui appunto la conferenza può essere sia semplificata che simultanea, non solo, ma si convoca sempre, in tutti i casi, sia per la semplificata che per la simultanea, entro 5 giorni lavorativi, cosa che appunto per la simultanea noi questo termine nella 141 non l'abbiamo. Tutti i termini sono dimezzati ad eccezione dei termini per la procedura di opposizione e quindi in caso di dissenso motivato da parte appunto dell'amministrazione portatrice di interessi, che diciamo portatrice di interessi sensibili, quindi che tutela interessi sensibili. E, in questo caso appunto il procedimento e la tempistica è quella del 141. Il termine perentorio per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Si prevede inoltre che la determinazione positiva della conferenza sostituisce ogni atto, ogni provvedimento, determinazione, parere, nulla osta e atti comunque denominati e vale inoltre anche come dichiarazione di pubblica autorità, indifferibilità ed urgenza ai lavori. In realtà il fatto appunto che valesse come dichiarazione di pubblica autorità, questo già era, già era prima delle modifiche. No, dunque rispondo che il termine 5 giorni non è dimezzato, il termine 5 giorni rimane. Gli altri, cioè, gli altri, anche perché appunto questo si capisce anche da come è scritta la norma, perché dice che convoca entro 5 giorni lavorativi. I tempi sono poi dimezzati, quindi comunque il tempo di 5 giorni lavorativi rimangono. Allora, c'è l'applicazione del silenzio assenso, in che modo? In due modalità possiamo dire. La prima modalità è la seguente, e cioè le istanze di autorizzazione si intendono accolte se nel termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza non è stato comunicato un provvedimento di diniego, non ci è stato comunicato un parere negativo da parte dell'organismo competente, non ci è stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte dell'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili. In quest'ultimo caso, cioè, e quindi a decorrere 90 giorni, non è stato comunicato un provvedimento di diniego né un parere negativo dell'organo competente ai controlli e né è stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte dell'amministrazione sensibili. In quest'ultimo caso però, nel caso appunto in cui invece un'amministrazione che appunto tutela interessi sensibili ha espresso un dissenso congruamente motivato prima della conclusione della conferenza, non si applica il silenzio assenso in questi casi, ma c'è l'applicazione dell'articolo 2,9 ter della legge 141, vale a dire che si applicano l'esercizio del potere sostitutivo d'ufficio o su richiesta dell'interessato da parte del responsabile del procedimento o dell'unità organizzativa, da ultimo introdotta dalla semplificazione del DL77, che conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Inoltre c'è anche un altro silenzo che viene applicato e quindi quello che abbiamo visto adesso era il silenzo decorso no, il termine del procedimento, 90 giorni. Poi c'è invece un silenzio assenso che si applica decorsi 7 giorni dal termine del procedimento, vale a dire che decorso il termine perentorio di conclusione del procedimento, ovvero i termini più brevi previsti per gli enti locali, c'è la possibilità appunto per gli enti locali di prevedere termini di conclusione del procedimento più brevi o anche ulteriori forme di semplificazione, una specie di clausola di salvaguardia che è stata poi recepita dal codice a favore degli enti locali, e che
Che succede? Che decorso questo termine si prevede che l'amministrazione procedente comunica entro il termine perentorio di 7 giorni l'attestazione dell'avvenuta autorizzazione. Decorso tale ultimo termine, l'interessato può autocertificare l'avvenuta autorizzazione. L'attestazione dell'avvenuta autorizzazione ovviamente è esclusa per tutti i casi in cui la normativa europea richiede l'adozione dei provvedimenti espressi. Allora, che succede? Succede che questa appunto è una novità, ed è una novità in realtà che è in linea con le altre semplificazioni che sono state fatte durante questo periodo, questo biennio precedente l'adozione del codice, sostanzialmente nella normativa edilizia e anche sulla legge del procedimento amministrativo. In particolare l'articolo 20,8 del testo unico edilizia prevedeva che entro 15 giorni rispetto appunto al permesso di costruire l'autorità procedente appunto adottasse l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento. Questa formula è stata poi recepita anche con la semplificazione del 77-2021 ed è stato introdotto il comma 21 bis all'articolo 20 e si prevede però un termine minore, cioè decorsi 10 giorni dalla richiesta da parte del privato di attestazione. E se l'amministrazione non l'ha adottata, allora può essere sostituita, ecco, rispetto appunto al testo unico edilizia, la legge del procedimento amministrativo è andata anche oltre, nel senso che se appunto entro 10 giorni dalla richiesta l'autorità procedente non ha attestato appunto la buona autorizzazione, il privato può autocertificare, quindi può fare una dichiarazione in realtà, ai sensi dell'articolo 47 del PR 445 del 2000, che appunto è diciamo stato c'è stato diciamo si è formato il senso assenso per cui c'è stata una l'avvenuta autorizzazione in forma implicita. Questo è del tutto diverso da una prassi che appunto, solo perché siamo in tema, appunto vi riporto, dell'atto di significazione. Non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare e comunque io diciamo, ho avuto modo di sapere che c'è, che prima appunto c'era questa prassi secondo cui priva di qualsiasi effetto valore giuridico, per cui appunto l'interessato decorso il termine, proprio perché comunque esigenza c'è, insomma, no? Diciamo, per quanto è un controsenso, no? Avere un provvedimento su un atto implicito, quindi su un assenso implicito, però evidentemente fa sicurezza, dà certezza, per cui appunto l'interessato spediva all'amministrazione una mail in cui si diceva questo atto di significazione, per cui appunto essendo decorsi i termini per l'applicazione del silenzio si iniziano i lavori. Però in realtà appunto è una prassi sostanzialmente non diciamo priva di qualsiasi valore giuridico, però diciamo è la spia, se volete, dell'esigenza appunto di addivenire ad una certezza giuridica a riguardo, e per cui cosa che poi ha mosso evidentemente il legislatore appunto a introdurre questa attestazione, ecco, che è stata poi recepita quindi anche nel codice delle comunicazioni. E quindi abbiamo già 3 casi, edilizia, legge sul procedimento e codice delle comunicazioni, in cui si prevede l'attestazione dell'avvenuta autorizzazione, quindi la provvedimentalizzazione, diciamo così, molto del silenzio assenso. Allora, poi si prevede anche che le opere autorizzate devono essere realizzate a pena di decadenza nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatore espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso, della clausola di salvaguardia, cioè la possibilità degli enti locali, vi ho detto, appunto di prevedere termini
ancora più brevi per la conclusione del procedimento. E inoltre, questo appunto sempre per essere cercare di essere il più esaustiva possibile, l'articolo 77, il DL 77 del 2021 aveva inserito sia nell'articolo 87 che nell'articolo 88 una previsione che poi non è stata ripresa, forse è l'unica, che non è stata ripresa dal codice, che si prevedeva che della convocazione dell'esito della conferenza venisse informato il Ministero, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa in realtà era una previsione che era presente già prima del 2020, quindi prima che diciamo, della fase delle semplificazioni al codice, e ribadita in tutte le semplificazioni e non però evidentemente ripresa dal codice delle comunicazioni. Prima di arrivare all'articolo 49, che anche appunto è molto importante e ci sono poi anche lì delle riflessioni da fare a proposito del silenzio assenso, ci sono poi altri tipi di procedimenti, procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, e in particolare l'articolo 45, che sostanzialmente è l'ex articolo 87 bis, che è relativo alla installazione di apparati con tecnologia 4G su evoluzioni o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive. In questo caso l'interessato trasmette la SCIA all'ente locale. Quando parlo di ente locale mi riferisco, c'era un'osservazione, ho visto, al comune, quindi senz'altro c'è un SUAP o un SUE, dipende poi diciamo, poi, o se sono unificati, comunque si parla di sportello unico sostanzialmente, che appunto poi si interfaccia con le amministrazioni competenti e quindi anche rispetto poi anche alla conferenza dei servizi, però poi l'autorità procedente per la conferenza dei servizi. A meno che la conferenza non è convocata dalla regione, sappiamo infatti che ci sono stati poi prima della introduzione dell'applicazione della normativa sulla conferenza dei servizi, accordi di programma che consentivano, ai sensi dell'articolo 34 del TUEL, che consentivano appunto la convocazione della conferenza da parte della regione, quindi comunque senz'altro c'è un unico punto che la logica sua, perché si interfaccia poi con le amministrazioni competenti, tra l'altro non potrebbe essere diversamente, perché poi tra l'altro è così che si prevede anche a livello di normativa europea. Allora, l'interessato trasmette la SCIA all'ente locale con la descrizione dell'impianto. La SCIA è contestualmente presentata all'organismo competente per i controlli, che si scrive entro 30 giorni. A questo punto l'articolo 45 dice, prevede che se l'organismo rilascia parere negativo, e quindi decorsi 30 giorni, perché l'organismo, l'ARPA, si può prendere tutti i 30 giorni, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA, di cui all'articolo 19, adotta motivati provvedimenti di diniego, di divieto, di prosecuzione o di rimozione di eventuali effetti dannosi. Certo, si fa il rinvio al 19. Il problema è che però dovrebbe essere una SCIA edilizia, quindi 30 giorni, però se 30 giorni sono decorsi per i controlli, si può presupporre che possono decorrere al massimo altri 30 giorni affinché il la commissione procedente adotti provvedimenti di divieto. In realtà appunto questo diciamo dalla norma, dalla lettera proprio, non si evince, perché appunto si rinvia alla disciplina delle tempistiche della SCIA, che come sapete meglio di me ha due tempistiche, 60 giorni e 30 giorni. Qui abbiamo i 30 giorni che possono essere tutti utilizzati per l'istruttoria, possiamo dire così, per i controlli da parte dell'ARPA, dell'ente, dell'organismo deputato ai controlli. Poi invece si prevede invece per la SCIA, per gli interventi SCIA rilevanti a fini sismici, qui invece 30 giorni, anche perché appunto è la stessa la tempistica prevista dallo stesso testo unico per l'edilizia, e c'è appunto anche qui la presentazione del progetto e la relativa domanda,
se l'ente comunica il diniego, la SCIA rimane priva di effetti. Poi ci sono gli interventi soggetti a SCIA di minore rilevanza per i quali basta solo il deposito redatto dal progettista, da un professionista abilitato. Ovviamente in entrambi i casi deve essere diciamo, inviato all'ufficio competente la comunicazione di fine lavori, il collaudo statico, e poi c'è anche un elenco degli interventi che sono esclusi sia dalle asseverazioni che dal deposito, che sono appunto questi, microcelle, impianti di copertura indoor, e sono riportati poi nella slide. Poi ci sono altre procedure che sono quelle relative alle variazioni non sostanziali degli impianti, comprese anche quelle del profilo radioelettrico. L'estensione a questo tipo di modifiche era stata effettuata già nel DL76 e qui è stata recepita, per cui l'interessato, perché appunto l'articolo 46 sarebbe il vecchio articolo 86, l'interessato trasmette all'ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e quindi anche del rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge quadro numero 36 e viene inviata appunto agli enti, questa comunicazione descrittiva viene inviata ovviamente agli enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato. Ecco qui, la condizione però è che comportino aumenti delle altezze non superiori ad 1 metro, vi ricordate prima si diceva 1,5 metri, e invece gli aumenti della superficie di sagoma è rimasto non superiore ad 1,5 metri quadrato. L'articolo 40 del 77 aveva già previsto questo tipo di semplificazione, però aveva visto un limite temporale, 31 dicembre 2026. Il codice recepisce la semplificazione ed elimina il limite temporale. Parimenti, elimina il limite temporale anche per quest'altro tipo di procedimenti, che sono quelli relativi agli impianti temporanei di telefonia mobile. Però è fatta una semplificazione ulteriore, innanzitutto perché si prevede, allora anche qui, c'è appunto una comunicazione, una propria comunicazione, perché appunto ci deve essere poi diciamo, deve esprimere parere poi l'organo competente per i controlli, quindi appunto l'impianto è attivabile dopo 30 giorni. Sono rimasti appunto la discrasia tra quelli che hanno una durata di 120 giorni e quelli di 7 giorni, però non c'è più l'autocertificazione descrittiva. Adesso è stata eliminata, per cui appunto basta una comunicazione a cui è allegata una richiesta di attivazione. Inoltre si prevede per quanto riguarda gli impianti che non superano i 7 giorni, anche che invece possono ovviamente partire subito, però è prevista una deroga espressa a tutti i vincoli vigenti previsti appunto dalla normativa di settore e per appunto l'installazione di questo tipo di impianti. Allora, adesso arriviamo appunto no, scusate, prima di arrivare al 49, attenzione, no, abbiamo visto delle domande sul 49, devo ancora arrivarci un attimo. Allora, dunque, prima del 49 c'è l'articolo 48, che è un articolo introdotto ex novo dal codice e è relativo alla realizzazione di modifiche di nuove stazioni radio base che non comportino variazioni plano altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente. Comunque, in questo tipo diciamo, specifici interventi si prevede un parere preventivo dell'organo competente, quindi in questo caso dell'aeronautica militare, e una comunicazione all'ente nazionale per la comunicazione civile, all'aeronautica e anche all'ENAV. Inoltre, comunque, quindi per questo tipo di interventi basta una comunicazione. Invece poi c'è un altro tipo di interventi relativi alle modifiche, alla realizzazione e alle modifiche delle stazioni radio,
In questo caso, che diciamo oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, in questo caso è necessario nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, però si rinvia al procedimento di cui all'articolo 44 e 45, per cui appunto è un procedimento CIA, e quindi 60 giorni massimi. Arriviamo all'articolo 49. L'articolo 49, che prima appunto era l'articolo 88, è relativo alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che diciamo sono accompagnate anche dalla realizzazione di opere civili, scavi e occupazione del suolo pubblico. In questo caso, quindi, l'interessato presenta l'istanza unica per tutti i profili connessi agli interventi all'ente locale, ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree, e inoltre dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento. Qui da dire che nel caso di installazione riguardi infrastrutture in aree di proprietà di più enti pubblici o privati, l'istanza è presentata allo sportello unico del comune di maggiore dimensione demografica ed è sempre valutata nell'ambito di una conferenza di servizi convocata al comune. Una volta appunto che l'ente ha ricevuto l'istanza, il responsabile del procedimento può, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, richiedere per una sola volta il rilascio di dichiarazioni e la rettifica oppure l'integrazione della documentazione prodotta. In questo caso però, a differenza del procedimento ex articolo 44, che è appunto che riprende l'articolo 87 del vecchio codice, non c'è sospensione, ma c'è interruzione del procedimento, perché si dice che il procedimento si interrompe e inizia nuovamente, cioè si dice in realtà che il procedimento inizia nuovamente a decorrere, quindi farebbe intendere ad una interruzione, quindi inizia nuovamente a decorrere al momento dell'avvenuta integrazione documentale. Quindi c'è una sorta, diciamo, di controllo formale, diciamo, che può durare massimo 10 giorni. Poi ci potrebbe essere un procedimento senza conferenza dei servizi, ovvero con la conferenza dei servizi. Allora, l'istanza si intende accolta se sono decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'amministrazione non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso, quindi non ha adottato alcun provvedimento espresso, oppure l'amministrazione in questi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza non ha indetto una conferenza dei servizi. In questo caso appunto il procedimento si, diciamo, è concluso, quindi l'istanza intende accolta, quindi c'è l'applicazione del senso assenso. Se invece è il caso, quando invece è necessario, quella formula che la conoscete benissimo, quindi è necessario acquisire a uno o più atti, provvedimenti, atti al senso comunque denominati, comprese le protezioni paesaggistiche, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi gestori di beni pubblici servizi pubblici, l'amministrazione precedente anche qui convoca la conferenza entro 5 giorni lavorativi, che rimangono tali, 5 giorni lavorativi che possono quindi diventare 7, diciamo, proprio perché sono, si specifica sono lavorativi, e può appunto indire una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti, quindi sia una conferenza dei servizi semplificata, ovvero una simultanea. C'è il dimezzamento dei termini procedimentali, tranne i tempi di cui all'articolo 14-15, che è, come sapete, è il procedimento di opposizione, quindi i termini appunto per appunto presentare l'opposizione e i termini diciamo per le riunioni da parte della Commissione dei Ministri per appunto risolvere quindi avere un progetto per acquisire il consenso da parte dell'amministrazione sensibile, quindi questi termini rimangono gli stessi. Il procedimento si conclude nel termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Quindi la determinazione della compositiva della conferenza sostituisce tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri e quindi tutti gli atti di assenso comunque necessari per l'installazione dell'infrastruttura, vale come dichiarazione di pubblica utilità, inoltre comporta anche l'autorizzazione agli scavi e la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico necessario per l'installazione. Ovviamente questo per forza di cose, perché questo è il tipo di procedimenti che si intendono fare. E quindi che comportano appunto quest'altra, diciamo, questi altri aspetti che vengono, diciamo, tutti assentiti insieme in un'unica, diciamo, determinazione. Decorso il termine finale del procedimento, e quindi 90 giorni, si prevede che l'amministrazione, entro il termine perentorio di 7 giorni, comunica l'attestazione dell'avvenuta autorizzazione. Se no, altrimenti, se decorrono anche quei 7 giorni, che anche questi sono perentori, è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Quindi la stessa cosa, lo stesso procedimento, lo stesso doppio silenzio, possiamo dire, che avevamo visto per il procedimento ex articolo 44. Quindi, ricapitolando rispetto al silenzio assenso, perché qui appunto c'è da fare alcune riflessioni importanti. Allora, l'istanza si intende accolta se decorsi 30 giorni dalla presentazione, l'amministrazione non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso, l'amministrazione non ha indetto la conferenza dei servizi, ovvero nei casi di convocazione della conferenza dei servizi si dice che la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il termine 90 giorni equivale all'accoglimento dell'istanza. Ovviamente ci sono anche qui delle eccezioni, perché laddove appunto ci sono disposizioni dell'UE che richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, ovviamente non si può applicare il silenzio assenso, e inoltre il silenzio assenso non si applica quando è stato espresso un dissenso comunemente motivato entro prima della conclusione della conferenza da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico culturale o dei beni culturali. In questo caso, infatti, anche qui c'è l'attivazione dei poteri sostitutivi, così come per il procedimento ex articolo 44. Qui appunto volevo condividere con voi alcune osservazioni rispetto appunto a questa semplificazione, che è importante perché appunto vuole fare certezza giuridica, però ci sono appunto delle riflessioni da tenere ben presenti. Allora, le riforme del 77, così come appunto il codice, prevedono l'applicazione degli articoli della normativa sulla conferenza dei servizi, sia decorso il termine, oltre a questo, e anche che il decorso del termine perentorio di 90 giorni comporta l'applicazione del silenzio assenso. Ora, in realtà però succede questo, che l'articolo 49,9, quindi che sarebbe l'ex articolo 88 per intenderci, introduce la stessa formula che l'articolo 14, l'articolo 14 bis comma 4 della legge 241 prevede per le determinazioni di competenza, per le determinazioni dell'amministrazione di competenza. Infatti la formula è la mancata comunicazione della determinazione di competenza entro il termine di cui al comma 2 lettera C, entro il termine 45-90 giorni, no, questa è la legge del procedimento, determina l'applicazione del silenzio assenso. Quindi se il sovrintendente, per intenderci, non si esprime in 90 giorni, si applica il silenzio assenso. Quindi si applica il silenzio assenso per una, determinazione di competenza, quindi per un atto endoprocedimentale, e si fa per avere certezza giuridica e soprattutto per accelerare il procedimento. L'articolo 49,9 però invece che fa? Applica la mancata determinazione, applica questa formula alla mancata determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, per cui appunto applica l'effetto del silenzio assenso all'inerzia dell'amministrazione precedente nell'adottare la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi. È diverso, no? Perché qui appunto c'è una determinazione conclusiva della conferenza che tra l'altro
vale anche come dichiarazione di pubblica utilità, che si acquisisce tramite assenso implicito sostanzialmente. Ovviamente l'applicazione del silenzio assenso è chiaro, diciamo, il fine perseguito, e cioè quello di certezza giuridica, perché intende consentire di chiudere in modo certo il procedimento, però restano alcune incertezze. Salvo i casi in cui sono coinvolte le amministrazioni sensibili, come abbiamo detto, perché in quel caso non si applica il silenzio assenso, se appunto finiscono i 90 giorni, le amministrazioni sensibili però invece hanno espresso un dissenso nuovamente motivato, non si applica il silenzio assenso, ma c'è la procedura e quindi ci sono in quel caso i poteri sostitutivi. Quindi in questo caso, diciamo, quindi per questo caso è escluso, anche se posso dirvi, diciamo, per inciso che in realtà nello schema di decreto che prevedeva le modifiche si applicava anche in questi casi, però c'era un cortocircuito normativo perché appunto a quel punto se non c'è, se la determinazione finale della conferenza era, diciamo, acquisita con silenzio, non veniva meno l'oggetto contro cui le amministrazioni sensibili potevano opporsi, e quindi c'era appunto questo, chiamiamolo così, cortocircuito normativo, e difatti appunto è escluso questo caso è escluso, perché in quel caso appunto si applicano i poteri sostitutivi. Invece per tutti gli altri casi verrebbe meno il fatto appunto che la conclusione della determinazione conclusiva della conferenza si diciamo acquisisce tramite silenzio assenso, viene meno sostanzialmente il contemperamento degli interessi coinvolti attraverso appunto la sintesi delle determinazioni di competenza che sono state espresse dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento, a cui dovrebbe assolvere l'amministrazione precedente, proprio sulla base delle posizioni prevalenti. Inoltre, l'accoglimento implicito dell'istanza potrebbe essere in contrasto con le determinazioni espresse nei termini previsti, tra l'altro, da parte delle amministrazioni coinvolte, che possono aver assentito, che possono aver introdotto prescrizioni, condizioni o dissensi che potevano essere superabili, ovvero addirittura possono aver dissentito. In questo caso, il fatto appunto che diciamo si applica un silenzio assenso comporta, diciamo, che si addossa, diciamo, a responsabilità di amministrazioni che coinvolte, che sono espresse nei termini, quindi che hanno agito legittimamente, l'inerzia illegittima della missione precedente, che appunto nel termine di 90 giorni non adotta la determinazione conclusiva della conferenza. Inoltre poi sono anche dubbi interpretativi o applicativi che sorgono rispetto alla convocazione della conferenza sincrona nei 10 giorni che seguono la conferenza asincrona. Come funziona? E questo senz'altro si applica, perché abbiamo visto che c'è un rinvio tout court a tutti gli articoli della conferenza, quindi anche all'articolo 14 bis comma 2 lettera D, che prevede appunto che c'è la possibilità di, come dire, che dalla semplificata si passi alla conferenza simultanea, e quindi riunendosi entro i 10 giorni dalla fine della semplificata. E quindi in questo caso che succede? Si applica il silenzio assenso? Cioè, ci sono dei dubbi interpretativi che effettivamente questa, diciamo, la scrittura, la lettera, diciamo, della normativa attuale del codice lascia un po' aperti, insomma, ecco, e quindi bisognerà cercare di capire anche tramite un'interpretazione autentica come avviene questa, diciamo, come si calano gli articoli del 14 e seguenti in questo tipo di procedimento. C'è solo un rinvio e un dimezzamento dei termini, non c'è appunto la descrizione della sequenzialità sostanzialmente. E inoltre poi ci sono anche dei termini abbreviati per alcune tipologie di interventi, e quindi l'istanza si intende accolta se l'amministrazione non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso o non ha indetto la conferenza dei servizi,
sono dei corsi 10 giorni nei casi relativi agli attraversamenti di strade e ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri, oppure 8 giorni in caso di apertura di buche, chiusini, posa di cavi, tubi aerei, allacciamento degli utenti. Inoltre, si dice pure che i predetti termini, senza specificare però se sono 10 o 8 giorni, perché se fossero stati 8 giorni si sarebbe dovuto dire il predetto termine, invece si dice i predetti termini, quindi non si sa, 10 o 8, si applicano anche per le richieste di autorizzazione in questi altri casi, attraversamenti, parallelismi, supporti, interporti, eccetera. E anche in questi casi c'è la possibilità di attestare la buona autorizzazione e quindi eventualmente di autocertificare. Ah, certo, rispetto a prima che vi avevo detto dell'atto significanza, l'atto significanza rispetto appunto all'autocertificazione ovviamente aveva una forma libera laddove si era utilizzato, ribadisco, essendo privo di valore giuridico, però comunque sia, diciamo, non comportava l'assunzione di responsabilità di dichiarazioni false o mendaci, come invece l'autocertificazione, come immaginate, comporta, perché è fatta proprio ai sensi dell'articolo 97 del codice della documentazione amministrativa, però proprio per questo ha valenza giuridica. L'ultima appunto è la variante in corso d'opera, fino al 10% delle infrastrutture degli elementi accessori, che sono previsti nell'istanza unica per i progetti però già autorizzati ovviamente, perché si tratta appunto di varianti, il termine è un pochino diciamo più ristretto, l'operatore infatti con un preavviso di 15 giorni può comunicare la variazione all'amministrazione precedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, allega ovviamente la documentazione cartografica dell'opera in cui deve evidenziare evidentemente le modifiche che intende apportare, può avviare il lavoro solo dopo che sono decorsi 15 giorni e senza che l'amministrazione o gli enti coinvolti abbiano adottato un provvedimento negativo. Anche qui c'è la possibilità per gli enti locali di prevedere più brevi ulteriori forme di semplificazione. Io ho finito, mi rendo conto che l'illustrazione era un po' lunga, però d'altra parte cercavo di coprire tutti i procedimenti diciamo importanti in materia. E sono rimasti 8 minuti, provo a dare una scorsa ai quesiti. La richiesta di installazione del Vinyl Swap, che è inoltre in terza, era in una pratica a 0 giorni. Dunque, sì, come ho detto, sì, senz'altro appunto deve pervenire al SUAP, che la inoltra, qui però abbiamo detto che appunto c'è il controllo preventivo da parte dell'organo, l'organismo competente per i controlli, diciamo, relativi alla legge quadro. Aspetta, non riesco a... Qui, siccome si concede alla pratica quel collegamento con una pratica ENAC-EVA, per chi è sul territorio, sì, in effetti, diciamo, questa è una novità introdotta dal codice, non si è espresso in modo, diciamo, non sono state espresse come dire, le interrelazioni, né tantomeno i coordinamenti in questo caso. È da verificare sulla base appunto dell'applicazione che viene fatta. E comunque sì, io poi diciamo, adesso do una scorsa ai vari quesiti e poi eventualmente nel caso cerco di integrare anche dopo il webinar e fare gli opportuni approfondimenti. Però questo appunto della pratica ENAP, temo che, a meno che appunto non chiedere all'amministrazione competente, al MISE, ma temo appunto che non ci sia appunto un espresso coordinamento normativo. Allora, l'ex articolo 88 va considerato come SUAP oppure come nel nostro caso è seguito direttamente dal settore dei lavori pubblici. Io penso che entrambe le cose.
possono essere fattibili. L'articolo 44 è stato aggiunto rispetto all'87, nuovi impianti, mentre con nuovo si parla di modifiche caratteristiche, quindi la modifica di impianto esistente può rientrare a, sì, senz'altro può rientrare al 44. Sono sufficienti due enti per convocare la conferenza dei servizi? Sì, perché sono sufficienti due enti, sì, perché tra l'altro è così che è stata poi interpretata la normativa sulla conferenza dei servizi, quindi sì, sono sufficienti due enti, perché comunque rilasciano due diciamo, atti che sono diversi diciamo, rispetto al procedimento finale. In caso dell'impianto temporaneo di pianto deve essere rimosso oppure si può chiedere una proroga presentando la seconda comunicazione. Allora, in realtà la normativa è chiara nel dire che non ho oltre i 120 giorni, per cui è difficile, la normativa ovviamente questo non lo contempla. Non escludo che c'è la possibilità, di un'interpretazione flessibile da parte dell'amministrazione competente nel singolo caso, e quindi una prassi che poi consenta questa proroga, però effettivamente la legge è abbastanza chiara, perché parla appunto di un termine che, di una durata che non deve superare, non oltre, proprio così sono le norme della legge, non oltre 120 giorni, per cui è difficile in questo contesto prevedere una proroga. Uno può sempre chiederla perché magari motivandola, ecco, in questo caso poi sarà l'ente competente a decidere e assumersi eventualmente la responsabilità di avallare una proroga. E sì, in effetti non è necessaria l'autorizzazione per antenne di altezza non superiore a 1,5 m. No, in realtà ad 1 m, dunque, mentre prima l'autorizzazione paesaggistica non era sufficiente, non era necessaria per l'altezza, se l'altezza non era superiore a 1,5 m, adesso invece è stato ridotto a 1 m. 1,5 m era stata la modifica apportata dall'articolo 40 del 77, qui invece è 1 m, non più 1,5 m. L'obbligazione dell'autorizzazione del sito dell'amministrazione vale come pubblicazione. La pubblicazione dell'autorizzazione sul sito dell'amministrazione vale come comunicazione all'interessato. La pubblicazione sì. Varrebbe però appunto l'interessato deve essere sicuro che l'interessato abbia notifica di questa dell'autorizzazione, quindi a meno che adesso anche in molti casi appunto si fa espressamente, c'è cioè espressa previsione che la comunicazione vale come autorizzazione, la pubblicazione scusate, vale come comunicazione, e dovrebbe essere così nell'epoca in cui siamo, però la legge non, da questo punto di vista non lo prevede espressamente. Comunque questo posso verificarlo attraverso un approfondimento, senz'altro. Quale idee per le obbligazioni? Avviso obbligatorio e anche apposite. No, anche questo devo verificarlo rispetto all'idea delle obbligazioni. Però sicuramente l'avviso all'obbligatorio mi torna, insomma. Fino al 12 gennaio ai 2020. No, allora, non, articolo 5, fino all'articolo 193 gli interventi introdotti all'articolo non sono fatti salvo di disposizione. No, no, non c'è più, come ho detto prima, forse poi ecco, ho già esposto nella presentazione delle slide, non c'è più il termine temporale del giugno del 2026, 31 dicembre, scusate, 2026. Quindi adesso è possibile fare queste comunicazioni, è possibile utilizzare questo regime, sine die, insomma, è stato recepito come normativo, come regime consolidato, possiamo dire così.
Allora, è un tempo che non concedo. E sì, diciamo l'articolo 49 beh, in realtà prevede una l'interruzione, perché appunto dice che il termine riprende nuovamente a decorrere, per cui è come se riparte il procedimento, poi da lì riparte la parte, diciamo, il decorrere dei 90 giorni. L'ENAC ha un procedimento di rilascio del parere di 120 giorni. Come adeguare il procedimento di telefonia? Laddove c'è un procedimento che appunto è oggetto della normativa prevista dall'articolo 87 ter, era quindi appunto articolo 46, prevale quella normativa. Dovrebbe prevalere quella normativa perché appunto è posteriore, diciamo, cronologicamente al procedimento normativo relativo all'ENAC. Non c'è una clausola di salvaguardia di procedimenti con altre tempistiche. Fino al 1 dicembre, questo non lo ripete. No, diciamo, dunque ci sono ipotesi di sospensione che sono relative all'articolo 87, quindi all'articolo 44, e interruzioni, la norma in quel caso bisogna seguire quello che dice la norma, che è chiara, insomma non c'è un problema di interpretazione. Nel 49 parla di interruzione e quindi ricomincia un procedimento ex novo, invece nell'87, e quindi l'attuale 44, si parla di sospensione. Per cui diciamo, non si può distinguere a seconda dei casi. Se c'è un procedimento si fa la sospensione, se c'è un altro procedimento si fa invece l'interruzione. Quindi, io a questo punto, dunque il tempo è finito, però senz'altro vedo tutti gli altri quesiti e poi senz'altro vi do riscontro. Diciamo nel suo sito, ecco Anita. Sì, le domande sono davvero moltissime. Grazie molte per la presentazione che è stata, Grazie. credo, molto apprezzata visto il numero di quesiti. E le domande sono molte e molto lunghe. Credo che diverse siano rimaste senza risposta, ma come ho scritto in Sì, chat, purtroppo sì. provvediamo a girarle alla dottoressa Salsa e avrete poi notizia delle risposte, assolutamente. E per quanto riguarda le slide e la registrazione, le troverete dal pomeriggio sulla pagina di Eventi PA alla quale vi siete iscritti. E io vi ringrazio moltissimo, ringrazio la dottoressa Salza per la presentazione, ringrazio voi per aver preso parte alla giornata così numerosi e così attivi. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un altro webinar. E vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie ancora, Isabella. Grazie a tutti per la pazienza, grazie.